Eccoci qua, Roberta. Bentornati. Esatto, bentornata anche a te. Liguria Web TV ed è Conviviarte. Ma Conviviarte è un po' di commento, perché oggi ce la chiacchieriamo un po', finalmente. Sì, quattro chiacchiere. Proviamo. Da bar ci vogliono. Tanto vi ringraziamo tantissimo perché siete molti a condividere le nostre puntate, la nostra rubrica, e noi ci fa veramente piacere. Sì, siamo super contente di questa vostra condivisione. Esatto, e soprattutto la cosa bella, Roberta, è che la commentano e soprattutto la condividono non soltanto i nostri parenti e amici, ma veramente tutti, anche quelli che magari sono un po' più appassionati. Incredibile. Ti ricordi che pensavamo, nel senso, una ragazza che adesso mi sfugge il nome, però questa ragazza qua ha detto: vogliamo più gossip. Certo. Sicuramente ci impegneremo a farlo. Ed adesso era riferita a quella puntata, adesso fammi pensare, a quella puntata del famosissimo ragazzo, chiamiamolo così, sì, dal naso un po' aquilino, mozzato. Sì, ce l'aveva tutte, poveretto. Federico da Montefeltro. Il Fedez, diciamo, degli il anni Fedez, passati. Esatto. Perché era abbastanza famoso, poi vabbè, Fedez del 2018, quello ben noto, non si è rifatto niente se non rifarsi un sacco di tatuaggi. Esatto. Però lui, avevamo lanciato proprio, mi ricordo, questa domanda: vi siete mai rifatti qualcosa? Vi piacerebbe rifarvi qualcosa? Esatto. Vedete come l'arte fondamentalmente si approccia a un sacco di cose. Più che altro la loro contemporaneità potrebbe essere come la nostra contemporaneità, quindi di conseguenza è chiaro che anche loro avevano le loro caratteristiche, le cose, la esatto. loro simpatia. Adesso mentre tu parli, io sto parli. Un po' spulciando sì. Sulla pagina Facebook di Liguria Web TV, dove trovate tutti i nostri video, ma non soltanto, perché c'è il sito di Liguria Web TV, il canale YouTube è importantissimo, insomma ci sono molte piattaforme dove poter vedere queste nostre puntate e chiacchierare poi alla fine con noi, perché basta un commento e noi appunto vi leggiamo. Ad esempio, te ne leggo uno così, proprio preso a caso. Abbiamo parlato di un'opera abbastanza affascinante l'ultima volta, del Canova, di questo bacio sì. quasi mai dato, no? Tra i sì, due esatto. amanti. Ad esempio Antonio commenta: è per sempre, come un pensiero d'amore e non un amore, è come quell'onda che sta per frangere lo scoglio ma non lo tocca. Avanti così, ci fai i complimenti e noi ringraziamo Antonio. Grazie tantissimo Antonio, siamo felici di aver mosso l'animo, il sentimento, era proprio quello esatto. l'obiettivo. Quindi secondo avanti me, tutta veramente. Secondo me un po' dalla nostra, diciamo, dai nostri follower che ci chiedono più gossip e quindi di portare un po' gli argomenti di scuola a degli argomenti un po' da chiacchiericcio, appunto, da pettegolezzo, a poi invece smuovere magari un animo un po' più romantico come quello di Antonio, e quindi smuovere quel sentimento che magari non tutti riescono a esternare, perché c'è chi magari è più interessato. Poi l'arte serve un po' a quello, a tirar fuori le emozioni, dalle più belle alle più brutte, quindi ci impegneremo a trovare più gossip il più possibile. Esatto, quindi sarebbe e amore. In questo caso amore. L'hashtag è emozioni, hashtag emozioni. Quindi diteci sì. insomma le vostre emozioni, quello che volete ancora magari scoprire, sapere. Era Battisti che cantava emozioni, sì. Vedi, l'arte dal dipinto si collega poi alle tutte le arti del mondo, al canto, alla recitazione. Quanti attori, ad esempio, noti, famosi, sono brutti, ma poi in realtà sono fantastici esatto. artisticamente parlando. Vabbè, tantissimi. E ora detto, come ora mi ricordo quelli belli, devo dire la verità. Però non è detto che quelli belli, Roberta, tipo io mi ricordo come sono adesso, Brad Pitt, una volta l'ho citato con una mia amica e lei mi ha detto: a me non piace Brad Pitt. Quindi anche quelli famosissimi per la loro bellezza non è detto certo. che piacciono. Ma ovviamente, dici, ci manca. Un po' un'eresia. Vabbè, io preferisco Ben Affleck tutta la vita, però vabbè. Allora, direi che con questo abbiamo concluso un po' questi nostri commenti, ma torneremo prestissimo. Con nuove opere e quindi nuove cose e nuove emozioni a questo punto.